Quindi a tutti, continuiamo Astrobot, mi sa che ho deciso che alla fine lo voglio platinare, quasi quasi. Platino non dovrebbe essere troppo difficile. Si è trovato sta skin. Guarda qua sotto. Ah, cavolo. Cavolo, non è stato. Qua dentro non
Dai, che timing preciso che ho avuto, eh. Ok, no, pensavo che quasi che non mi shottasse. Dai, perché sono un pirla. Missato uno? Dove? Guarda là che c'è. Cavolo. Come devo fare? Madonna, ci sono arrivato, che stavo per farmi spappare. Ah, era l'ar. Nel modo vorrei poter tirare un altro trofeo poi dopo. Dai. Come lo... Non mi devo far aspirare. Anche il livello segreto da trovare poi volando, quindi che cavolo. Thank you.
Ah, questi erano un bel po', eh. Quale mi sono lasciato indietro? No, dove? Adesso trovo quello. Quando l'ho trovato uno. Aspetta, là sotto ci sono andato, non mi pare. E infatti. A livello segreto è l'ultimo bottino. No, ma qua diventa impossibile. Però vabbè, mi fa ripartire da sopra adesso in teoria. No, approccio lui, vero? No, no, no. Sono arrivato alla fine del livello, mi sa.
aspetta che è caro questo. Prima stella sui coden. Livello segreto. Che chissà dove sta. Vabbè, me lo vado a cercare poi. Ah no, a parte che non è finito il livello, quindi... se da qua il livello segreto. Livello segreto, boh, lo vado a cercare dopo. Sentivo un po' una lattina. Devo provare a piano un trofeo.
esatto. Che c'era il trofeo che dovevo avere in una foto Nathan e Lara. Avevo visto sulla lista trofei. Sì, dai, si può platinare bellamente. Finché sono tutte cose così. C'è il war nel livello segreto qua, no? Thank you.
trovato niente per ora dei collezionabili. Allora, ci sono almeno due cose qua. Questo pure un trofeo, mi pare. Rischiato. E ti pareva che non era troppo easy, se no. Allora in aria. Merda, quello è tosto da via, eh. Dai, però così è impossibile, ci deve essere un trick per pigliarlo.
che non c'è un trick per pigliarlo. Non c'è un trick per pigliarlo, cavolo, no. Questo sarà quello che mi fa impazzire. Dai, si allontana di un fracco di spazio quando... E dai, ma lo devo pigliare alle spalle, chiamo... Vaffanculo. Ti devo pigliare alle spalle. E gli altri stanno, che vabbè saranno sparsi qua però. Un po' troppo a fondo, vai, quando... Questi stanno tutti sparsi qua in giro, proprio. Non sono proprio easy da trovare in questo livello. Vabbè, però... C'ho avuto un timing, per entrare. Qua su. Dai, e pialo.
Allora adesso qua credo sia rimasto questo. Sbloccato un po' tutto. Sentire il verso di un robottino. Aspetta, questo era... Questo non me lo ricordo. Cos'è Monster Hunter? Aspetta, pure.
Dove sono l'ultimo robottino? È l'ultimo pezzo lì. Aspetta. Non è che ci sono delle pareti da rompere qua sott'acqua, tipo quella che ho appena rotto nella barca, non l'ho vista. Oh! E allora manca solo l'ultimo bot. Che speriamo sia in cima. Manca però l'ultimo botto così. Ed è uno di quelli speciali, tra l'altro. Ma il maialino lì. Buggato. A questo punto guardalo, colpo segreto, chi è? Basso livello, 100% il primo colpo. Così sblocco i mini livelli. Vedere se me ne manca uno che magari spunta adesso. Ah, questo è Ico. E questo credo sia sui Coden. Vabbè, giurno. Big Boss, l'avevo trovato ieri, vero? Thank you.
Dov'era Metal Gear? Bellissima sta cheat. Altri 5 e posso sbloccare quella la roba che non potevo sbloccare nella terza area. Ho altri 6. Qua ce n'è uno, ok, giusto. Cavolo, non me l'aspettavo tutte e due. Dai. Dai, però in mezzo a tutto sto casino io non posso vedere se mi sputazzano. E dai! I livelli questi con il coso singolo sono proprio i più difficili. Ah vabbè, Gran Turismo, la città. Questi mo saranno tosti, secondo me.
cavolo, devo andare, c'è un altro poi da prendere dopo. Dai. Spero non farmela proprio nel punto dove mi serve. Sì, ma sei lenta a farle in alcuni punti. Sono più veloce io a saltare che... E dai, però la devi fare nel punto. Se no poi non ce la fai a fare il salto. Ma da quanto è lungo questo, mi sa. E dai, ma preciso l'unico punto dove non c'era, ma fatto c'era la paperella. Vabbè, ma che cazzo ti inventi, dai. Ma come gliele evito quelle all'ultimo? Ovviamente dove non c'è la moneta, dovunque tranne dove sto saltando io, fa cadere l'acqua. Ma fallo più veloce e dove mi serve. Cazzo, lo fa ovunque tranne... Ma se bastarda sta paperella, con l'acqua che deve tirare. Ma qua come lo eviti? Ma io devo evitare tutte la lava, le fiamme, le cose, per poi avere lui che subito spara i missili. Ma come lo evito? Cioè, è impossibile evitare i missili teleguidati, scusami, Sono teleguidati su di te proprio. Vabbè, ma sto punto è un incubo, cazzo. Ho detto che questi facevano pena, E dai, poi c'è... Tocchi il bordino, tocchi... Questo minigioco mi stava... Sono gli unici livelli che riescono a farmi incazzare questi, Vabbè, però... Se salto più i missili... Allora, come si fa sto cazzo di punto? Perché adesso mi sta a fa pena veramente tanto, Sto a vedere che non lo troverò mai. No, io devo capire lì come eviti... Perché o eviti i missili o... No, devi farlo proprio veloce, quindi... Se devi essere veloce. Ah, ma merda, certo che doverlo rifare ogni volta tutto, questo. Vabbè, però
E dai, quelle fiammelle di merda! Le cose là rubenti ai lati! Quanto devi andare veloce, però. Merda, se trial and error comunque in questi livelli. Vabbè, però è un casino, capi tutto quello che c'è a schermo. Vabbè, però se il coso, il salto dura meno del... Dai. Che poi voglio vedere... Qua è trial and error, quindi adesso quante altre volte morirò mano a mano anche solo per arrivare. Vabbè, ma è tutto troppo veloce adesso. Vabbè, però se non si fa proprio in mezzo. No, sì, i livelli qua sono proprio sadici, bastardi, bro. Tutto easy, tranne questi qua che sono veramente cattivelli. E dai, però devi anche andare su. Mamma mia, sti sottolivelli qua piccolini. Questi qua dei vari tasti della play, eh. Vabbè, però l'unico punto dove mi arrivava il laser, dove arrivavo col salto. Vabbè, però se tu non mi crei la base, cazzo, sta prima parte, però ci vorrebbero dei mini checkpoint, però, in sti livelli. Ho capito che sono più una sfida d'abilità, però, cazzo, ogni volta proprio ci sono dei punti in cui palese dici, qua ci starebbe bene il... vabbè, però, tutto mi è arrivato. Questi sono gli unici livelli pallosi da giocare perché li ripeti e straripeti troppo. Vabbè, allora fammi vedere se su accessibilità. Supporto visivo. No. Voglio vedere se c'è la possibilità di mettere checkpoint in mezzo a sti sottolivelli. Dai, ma tutto a tempo, tutto a tempo, eh. Dai, però sempre nel punto dove sto andando a saltare io non mi si crea, pare. È veramente fatto apposta qua.
E dai, ma è troppo più veloce di te. Cioè, o prendi preciso che non sfiori neanche un coso nero. Dai, però sul livello è proprio sul millimetro. Sul millimetro e sul tempismo più preciso possibile. No, no, no. E dai, però uno magari. Se uno si deconcentra un secondo è fottuto. E dai, ogni volta se ne inventa. A mo non mi ha fatto il doppio salto nello scivolato, dai. Potevano mettere dopo un tot. Ti chiede, guarda, vuoi mettere il checkpoint? L'unica cosa. Poi per il resto goti, bro. Dio madonna. Cioè, in questi livelli qua proprio devi essere preciso come... come una merda, perché guarda... E dai, quando non è, mi arrivano sul culo che non sembra di averli superati, dai però, queste cazzate, su... vabbè, però se tu li fai a caso in giro, scagazzi, sta qua a casaccio. Vabbè, però non è possibile che se perdi quella frazione di secondo lui ti spara i missili prima che tu abbia la possibilità di evitarli. Dai, ti prego, basta con sto livello. Non ce la fa, non ce la fa, affonda sempre. Becca sempre il punto dove non si è creata... dove non si è creato il pavimento, mamma mia. Comunque se sono punitivi sti livelli da un robottino solo, eh. Questi qua dei tassi soprattutto. Basta che per un attimo non punti dritto lì e sei fottuto. Tipo basta solo un punto dove arrivi girando la telecamera, eh. E dai, questi li devo evitare. Però cazzo, non può essere che ogni volta che riesci ad arrivare al punto successivo capisci come arrivarci, c'è il punto dopo, che deve essere veramente trial and error, che devi sbagliare finché non capisci tutto per bene. Vabbè, ma mo stanno andando più veloci o sbaglio? Boh. E dai, è il coso, tutto mi è arrivato addosso, dai. Mi sta snervando sta su livello però, eh. Vabbè, se non mi fai il doppio salto, poi ogni tanto comunque... Cioè, mo non mi ha preso il comando. Vabbè, dai, però... Qua, questo proprio è bastardo, poi... Cioè, ma subito dopo tutta sta parte metti la parte...
A tempo, che ci si arriva una volta ogni 1.000 anni già solo a quella. E dai, però. Sto per urlare. Non credevo che Astrobot sarebbe riuscito a farmi innervosi ad un certo punto, però come tutti gli altri platform sembra un po' più tranquillo. Che un po' di sfida, ma così è. Un checkpoint, chiedo, uno a metà su sti livelli. Vabbè, però se poi lui cade preciso, bam bam, su, fa la traiettoria precisa sulle fiamme, cioè non puoi ne. Devi saltare, però non puoi saltare lì davanti, però poi. E dai, vabbè, mi ha dovuto schiattare le chiappe, ovviamente. Devi, comunque devi avere il timing di una precisione in ogni cosa. Questo livello un po' troppo per i miei gusti. Vabbè, ovviamente nell'unico punto senza coso. Dai, io odio ste cose proprio studiate sul timing perché comunque. Se ne salti uno, poi dopo non riesci a fare il timing per la roba subito. Guarda. Mamma mia, sta per farmi fare un rage quit su livello. È troppo casuale come funziona st'acqua. E dai, ma è troppo più veloce tutto in sto livello. È troppo veloce. Cioè, questo glielo dai in mano a un bambino e esplode. Altro che dico un Astrobot perfetto per. Questo è proprio da hardcore player sto punto. Dai, però basta che ti. Che fai un salto sbagliato in suo livello, ma minimamente, cioè in modo. Ti punisce, proprio Souls è diventato mo, a livello di punitività, eh. Guarda. Cioè, se ti salta un punto, sei fottuto. Va. Basta che perdi un secondo in qualche modo non voluto da te e non puoi più finirlo sto livello. Mamma mia, sei cattivo. No, e dai, qua devi pure fare sta. Cioè, appena riesco a superare di una frazione un punto, muoio in quello successivo 100%. Ma. Mamma mia, se hardcore sto livello. Non me l'aspettavo sto hardcore, eh. Proprio da Astrobot, non me l'aspettavo. Cazzo. Sì, è trial and error, sì, l'avevo capito da mo'. Cioè, solo sti livelli qua col coso singolo, però ci devi morire veramente finché non riesci alla perfezione. Cioè,
Cioè, guarda quanto è veloce. Cioè, basta che rimane una cosa di olio là, di catrame, e non lo fai, non lo fai. Quello dopo basta un salto, merda, se è punitivo sto livello. Guarda, poi se non spruzza l'acqua. Mamma mia. È una mezz'ora buona che sto a cercare di farlo, eh. Al punto con quelli dove sputano la lava una volta, ci sono due, ci sono arrivato, cazzo. Vabbè, però no. Cioè, io non è. Sono troppe cose a schermo in troppo poco tempo. Mamma mia, sti livelli hanno. C'hanno un picco di difficoltà rispetto a quelli di trama. Vabbè, però se poi ste palle non gli fanno passare manco l'acqua e mezzo, praticamente. Quindi. Un po' eccessivo questo, eh. Cioè, ho detto lo voglio platinare, però Dio Madonna. Vabbè, ma qua come fai? Cioè, se questi ti piano nel punto, tu diventi pesante, ho notato, non puoi fare il salto, però... Vedi quanto devi essere millimetrico? Mamma mia! Eccessivo, veramente! Non ci pensavo, non ci sono mai arrivato qua. Che cazzo? Cosa cazzo ho appena passato? Oh. Madonna, cos'era l'ultima parte che non sono morto? Non lo so, oramai c'avevo talmente tanto l'adrenalina che... Porca puttana. Le recensioni tra uno degli unici, forse l'unico contro, dicevano che è eccessivamente semplice per tutta la durata del gioco. Vabbè, non avete fatto, siete andati dritti di trama senza fare le cose facoltative. Porca miseria. Questo sarà un incubo. Madonna. Oh. Cazzo. Dai, e dai, con che timing. Ma dai, che perché è rimasto fermo in aria? E dai, vaffanculo.
Dai, però non ha risaltato. Comunque sì, ogni parte muori e se così sai cosa devi fare per non morire. Questi sono trial and error a manetta. Sono basati proprio su quello, mamma mia. E dai, perché una certa si blocca? Devo tenere su, ma cioè proprio rimane sospeso in aria una certa. E dai, vabbè. Mamma mia, se sono cattivi sti livelli. Vabbè, ma se non salti. Cazzo, ho premuto X, non me l'ha preso, ma... Perché ogni tanto mi si falla? Cioè, che i comandi sono precisi, quindi o so io che proprio... Dai, ho voluto cercare di tagliare. Merda. Dai, è la prima volta che non mi fa manco. Che non mi ha fatto l'animazione del salto, dai. Che cazzo, però. Vabbè, è andata bene uguale. E no. Perché succede questa cosa, una certa... No, perché continua imperterrito questa cosa qua? Cos'era un baghettino? Cos'era? No, questo era di Legend of Dragoon, il personaggio. Questo pure va fatto di corsa.
Dai, e questo come lo eviti senza farti malissimo? E dai, vabbè, però devi avere pure timing anche qui, a quanto pare. No, ho preso l'unico buco che c'era. Ma come lo evito? Questo devi saltare proprio. Dai, ma perché non c'è entrato dentro adesso? Mamma mia, quella comincia a farti girare un attimo gli occhi. Vabbè, però qua se ci arrivi troppo tardi rispetto a quanto prevede il gioco, ti sciotta, eh. Vabbè, però basta. Cioè, a mo ci sono arrivato pure troppo presto, invece, mi sa. Che cazzo di timing devi avere per far sto livello? Vabbè, dai, però ogni volta mi barra a caso. Dai, adesso è rimasto ma sti livelli gli devono fare un pelino di polishing, mi sa. Dai, però c'è il cambio poi anche qua di prospettiva che è una roba devastante. Vabbè, però se con la prospettiva questo vola poi di sotto, io ho saltato perché ho detto... Mi fanno da sopra, no? È saltato nel vuoto. E dai, ma su due volte che muoio a fotocopia. Vabbè. No, comincia a essere... Su livello col fatto dei salti così con le prospettive pelino buggatino mi pare.
Cazzo. Dai, madonna, questo. Mamma mia. E dai, non è possibile che un secondo di incertezza, neanche una frazione proprio... Il gioco te la punisce. Fanculo le monetine, fanculo le monetine. Da! Quanto è trial and error sta bastardata? C'è la trappola che non ho mai fatto per tutto il livello, io non posso aspettarmi che esista, è giusto per farmi rifare il livello dall'inizio. Mamma mia, se è cattivo, in questi momenti è sadico puro, comunque, tanto puccioso. E dai, vabbè, adesso però mai. Alcune sono gratuite, però dai, tipo questa. E dai, però alcune morti sono gratuite veramente. Alcune proprio te le sbatte in faccia senza pietà. E dai, ma ha saltato troppo lungo. Dai, alcune sono proprio gratuite, lo ripeto. Alcune in sti livelli sono proprio gratuite. Cioè, alcuni modi in cui ti uccide proprio sono bastardissimi. E dai, vabbè, però se mi fai, non mi fai rifare, che ne so io che tu stavi, ci avevi preso, che io ho provato, mi sembra che eri sul coso, quello senza elastico, dai, però alcune proprio te li inventi, alcune morti. E dai, ma... Comunque di un punitivo che non mi aspettavo mai, in sti punti. Astro Souls diventa qua. Madonna, guarda come ci ha provato.
Mamma mia. Quelli dell'ultimo mondo che manca X, poi da che cazzo saranno? Ovvio che dovevo creparci qua. Merda, se è veloce lui. Ah, cazzo? Serio? Che chiulo! Che chiulo che ho tenuto premuto R2! Ah, me ne manca uno per poter sbloccare di là, vabbè. Vediamo. Thank you.
stavo per volare via male. Dai. Ma pare intangibile. No, non era intangibile, però sembrava. Cosa questo sushi, ma qua aspetta, li devo tagliare proprio tutti. Aspetta, c'ha tipo un indicatore attorno. Ah, no, no, ma aspetta, ma... E quindi... Non capisco.
capisco che serve sta roba. Andare così. No, ma clono. Dai, subito così. Continuo ancora a domandarmi cosa era quella roba laggiù. Ah, vero che ho fatto il paio.
Ma dai, ne ho missati due, quindi. Chissà dove. Aspetta, forse uno l'ho visto. Ma allora sono qua per forza anche quello. Estate del 75. Chi è questo? Dai. Oh, beh. Mi sa che almeno un pezzo di puzzle me lo perdo. Ciao Manox Fili. Allora. Fisica. No, hanno perso infatti uno. Thank you.
Che cavolo. Sì, però mi è stato il pezzo di puzzle, che palle. È il livello segreto pure. Mi sono scordato che mi dava, vabbè. Se qua giù che manca quello da 200. Ah, a parte c'è il salto. Questo che... Cos'era con le forbici la fatina? L'altro era di qua.
il più carino rimane quello dal Jack. In attesa di quello di Bloodborne. Dai, mi faccio un ultimo livello prima di pranzo, poi vado a cercare la roba per conto mio, quella che non ho trovato. Così subito. Questa è tosta. No, guarda che... c'è la cosa sotto per saltare. Dai, cazzo, ce l'avevo. Penso di aver trovato un po' tutto. Aspetta, guarda che là c'è. Ah no, era niente. Thank you.
cazzarola. Però se faccio così sono più veloce io. Questo è Chris di Resident Evil. Non c'è livello segreto, ovviamente. Cavolo, mi ha fatto danno? Non me l'aspettavo. No, devo rallentare il tempo anche per lui perché non mi lascia lo spazio. Ah bella, per andare avanti. Thank you.
fosse Jill Valentine. No, due. Va bene. Ho provato tutti i cosi, mi mancano sempre due pezzi di puzzle. No, che cazzo. No, vabbè, ho camminato proprio dritto. Sarà veloce questo. Ci devi avere riflessi per giocare a Astro Bot. Missati un po' effettivamente.
fare una cosa. Serve qualcosa quello. Mancano 6 robottine. 7 frammenti. Ok, va. Allora, io a questo punto chiudo e ci rivediamo più tardi. Vado a cercarmi giusto quei pezzi con lo Shadow. Ciao a tutti, a dopo. Ci vediamo alle 4:30.